Io mi rivolgo direttamente al nostro Presidente, perché è lui che ci dovrebbe rappresentare. Egregio Presidente, noi abbiamo conosciuto difensore del verde e dei giardini quando si oppose alla costruzione di un parcheggio interrato fino al raggiungimento di un'opera di cui lei è fiero, il Parco Mascagni. Oggi lei ci presenta invece un parcheggio interrato e la corruzione di un giardino in miei ammetti. Noi ci sentiamo offesi nella dignità di cittadini che, già prima della sua nomina Presidente della Quinta Municipalità, abbiamo sempre chiesto un miglioramento dei giardini in oggetto, e il Comitato di Quartiere presentò pure un progetto per la riqualificazione degli stessi ad opera dell'architetto Assunta Porcaro, e che oggi è in suo possesso. Lei, signor Presidente, in un punto di consigliere, ci avete sempre assicurato un intervento a breve, ciascuno per la sua parte ha promesso, anche in base alle analisi del territorio fatte dal terzo settore, un intervento perché si potesse realizzare un punto di aggregazione sociale del quale sentiamo la mancanza. Pertanto la invitiamo a tornare all'entusiasmo che lei aveva al tempo della fondazione del Parco Mascagni. Voglio ricordarle che nel febbraio 2009 l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Napoli, nel formulare il servizio di programmazione socio-assistenziale, ha presentato la promozione e lo sviluppo dei sistemi territoriali di welfare e di sostegno alle municipalità, programma di ampio respiro che si proietta al 2020. Più volte si sofferma anche sul verde e gli spazi di aggregazione. Ci propone passaggi, la municipalità, nell'ambito delle politiche sociali, sono chiamate ad assumere un ruolo fondamentale nello sviluppo dei sistemi di welfare territoriale che valorizzino il ruolo della comunità locale. Ed ancora, gli spazi urbani sono progettati, realizzati, organizzati a misura d'uomo. Viene assicurata la destinazione di aree a verde pubblico. Occorre quindi, sempre secondo il piano, che per il punto di forza del sistema la municipalità guardi con grande attenzione ai bisogni dei cittadini, che il sistema dei servizi venga pianificato rispetto alle specifiche esigenze dell'utenza. E le assicuriamo, signor Presidente, che noi cittadini dei anelli sentiamo l'esigenza di tenere stretti i nostri giardini e diciamo no al parcheggio interrato. Signor Presidente, torni a essere il corpetto che sviluppa il Parco Mascagni e si faccia forza del nostro appoggio per la realizzazione del Parco di Annelli. Grazie.